Salve a tutti ragazzi, bentornati sulla End del Tubo con Binding of Isaac Afterbirth Plus. Continuiamo con le nostre grid mod. E oggi, dopo Sansone la scorsa volta, toccherebbe ad Azazel, che abbiamo già fatto, e quindi si va di Lazarus. Partiamo subito. Allora, il seme di questa run è R8-4A-YMCW. La prima pillola è Paralysis. Allora ragazzi, mi dovete scusare se ultimamente i video non rispettano la cadenza settimanale, anche se c'è il buon Enzo che ci aiuta e che quindi sopperisce a quelli che non riesco a fare io. Allora, qua con una bomba prendiamo una bomba e mezzo cuore, che male non fanno. Come ricordate, Lazaro ha la Lazarus Rex, che ci permette, che praticamente è una seconda vita che ci fa resuscitare con un danno maggiorato, ma con un solo HP. Io sto donando a questo tizio perché vorrei avere il drop. Drop che non arriva. E quindi ci andiamo a fare le nostre ondate di nemici con mezzo cuore, quindi con un'altissima possibilità di morire. Probabilmente la cosa migliore sarebbe farla nell'ondata per il patto con Satana, però oggi mi sento di rischiarmela, e quindi vado più aggressivo. Abbiamo trovato subito il primo power up, che era un bel damage up, e poi un trinket che in alcuni momenti ci aumenta il danno. Qua abbiamo rischiato tantissimo di morire. Questa ondata è brutta, soprattutto questi qui che saltano mi preoccupano. Sono un po' più imprevedibili degli altri. Ora questo è ancora più difficile, perché ci sono le statue davanti che ci impediscono di eliminare tutti i nemici. E non ce l'abbiamo fatta ad eliminarli tutti prima della fine dell'ondata. Ora dobbiamo semplicemente ucciderli tutti prima di andare dai boss. Ok, ne dovrebbe rimanere uno solo che spawna di fronte a me. Perfetto. Prendiamoci tutti i soldini che abbiamo guadagnato con queste prime ondate e compriamoci la solita chiave per andare a vedere l'altro power up. Questo dovrebbe essere quello buono, perché poi ci sta Marked, che però è praticamente solo la croce. Ok, questo è Dead Eye, quindi più colpiamo i nemici più le nostre lacrime fanno danno, ed è un ottimo power up. Allora, primo boss, Larry Junior. Se ci siamo lontani, no, siamo morti. Però ovviamente abbiamo la seconda vita. Ci ha chiuso proprio a X, davanti e dietro. Quindi non a X, però ci ha chiuso. Dai, secondo boss è Hunt. E con questo rischiamo di non arrivare al prossimo piano. Il danno l'abbiamo preso. Dovrei usare Strength, ma non voglio farlo. Aspettiamo che spari, non lo fa. Ok, raga, ha sparato col Dead Eye carico di danno. Mi siamo andati un po' più addosso. Allora, abbiamo in questo momento 21 centesimi. Io proverei un reroll. Attualmente la cosa che forse servirebbe di più è questo. È un health up o un all stats up. Vabbè, abbiamo trovato un mezzo cuore rosso e combattiamo con quello. Ah, ma ci sei tu? Non ti avevo proprio visto. Va bene, non ci sei più. Col Dead Eye, ragazzi, il danno sale di tantissimo.
Arriviamo a 12 di danno. Invece che 6 e 23 attuale. Raddoppiamo. Due rune in questo patto. Iera e Iera. E quindi ci teniamo una Iera. E andiamo al prossimo piano. Ora l'obiettivo è massimizzare l'utilizzo di Iera. Come si fa? Dobbiamo... Non dobbiamo raccogliere soldi per tutte le ondate di nemici e usare Iera alla fine. Tirsap, ottimo. C'è l'Ipecac che rappresenterebbe, potrebbe rappresentare un match winner fantastico. Il problema è che abbiamo troppa poca vita e rischieremo tanto. Allora, io decido di giocarmela così, Binky, e poi prendo due chiavi da 3 centesimi, visto che ora saranno sempre in sconto, quindi conviene comprarle anche per i prossimi piani. Poi abbiamo Coned, che ci dà un altro cuore di fede. E allora, io direi di iniziare subito con le ondate di questo piano. Non credo di giocarmela con l'Ipecac, cercherò di giocarmela con le mie lacrime. Magari incrementando ulteriormente il tier rate, il tier rate, però non è male già adesso. Col danno di, del Dead Eye, che praticamente sta carriando la run. Cioè, sono uscite tre ondate di fila con le Troll Bomb. Vabbè, boss. Ah, inutile dirvi che per usare Iera dobbiamo farci anche i boss senza raccogliere i soldi. Ma non è stato difficile, visto che facciamo veramente tanto male. Ok, io mi giocherei anche il patto subito. Però siamo prima Iera. Raccogliamo tutti i soldini, così abbiamo libertà di muoverci all'interno della mappa. E quindi non rischiamo di prendere danni stupidi, soprattutto. Perfetto. Siamo arrivati a 55 centesimi. Uccidiamo prima queste. Poi ci concentriamo su di lui, che se riusciamo a farlo stare fermo per un po'. Quanti attacchi fa lui? 4, perfetto. Ora che è fermo è praticamente morto. Patto con l'angelo. E abbiamo un bel bellissimo Book of Revelation che ci darà tanta tanta vita per il resto della run. Ok, io comprerei almeno un'altra altre due chiavi da 5 da 3 centesimi. L'Ipecac abbiamo deciso di non prenderlo per il bene di questa run. E quindi ce ne andiamo al prossimo piano, visto che non c'era nessun power up che mi interessasse particolarmente. E non volevo sprecare monete nei reroll. Allora, range up, primo power up bruttino, The Virus, e siamo a due terzi della trasformazione. E invece, questo power up da 7 centesimi che ci capita qui davanti è molto interessante. Lasty Blood, che praticamente funziona, metto pausa così vi spiego questa cosa, come funzionava il primo Sansone, il Sansone nel primo gioco di Isaac, ovvero più nemici si uccidevano all'interno di una stanza più il danno si incrementava. Ovviamente in questa modalità questo power up è perfetto, è ottimo. In più ci prendiamo un power up per le batterie e anche carbaiteri, così il Book of Revelation è perfetto. Andiamo anche nella stanza delle maledizioni, nella Curse Room. E ci facciamo le nostre ondate. Ora vedete che diventiamo sempre più rossi. Questo è l'effetto della Lasty Blood. Usiamo il Book of Revelation. No, per sbaglio ho stoppato. Non è la mia intenzione. Ma comunque con il power up che abbiamo preso prima, quello che ci ha reso la testa un cono, praticamente sulle spine non ci facciamo più male. Infatti nella Curse Room siamo fatti male solo all'uscita, non all'ingresso, come quando voliamo praticamente. Dove siete, ragnetti? Ci facciamo le due ondate del boss. Il danno arriva a 24 con tutti i bonus che abbiamo. Impressionante. Impressionante. L'ultima. Quella del patto con Satana o del patto con l'angelo in generale.
L'abbiamo già battuta. Patto con Satana questa volta. Niente di intrigante. Quindi direi di... Questo non mi ricordo cosa facesse di preciso. Prendiamolo. Ah sì, ok, ci dà un minion dei sette cavalieri dell'Apocalisse. Carino però, niente di che. Almeno abbiamo preso... almeno adesso sappiamo che usciranno solo patti con Satana. E qui non prendo più niente perché non c'è nulla di interessante. E comunque il nostro obiettivo è quello di conservare soldi per donarli alla fine alla macchinetta. Quindi se abbiamo raggiunto un buon livello che ci permette comunque di battere Grid. Intanto abbiamo preso il Cricket's Body, che è bellissimo. Un cuore di fede. Va bene. Di questi power up non credo che prenderemo qualcuno. E quindi ci giocheremo. Non ci entriamo più, penso, in questo negozio. No, non c'è niente di interessante. Fino nel negozio andremo direttamente a quello del prossimo piano. Non so se il Cricket's Body ci rovini oppure no il fatto che dobbiamo colpire i nemici per aumentare il danno. Però non trovo comunque difficoltà ad uccidere i nemici, e le tirs sono sotto il loro cap, che è 5. Quindi voglio dire, siamo messi benissimo in questa run. Il danno è comunque massiccio. Grid comunque è un nemico, è un boss che fa spawnare altri nemici, e quindi non avremmo problemi nell'aumentarci di danno contro di lui. Vai col boss. La prima ondata è 2 Little Chad. Abbiamo anche una batteria droppata, ma penso che la utilizzeremo dopo il patto con Satana. Un mostro 2 e un super Wrath, non mi ricordo neanche come si chiama. Ultra Wrath, una cosa del genere. Va bene, sei morto. Mostro 2, patto con Satana. Ah, abbiamo It Lives, che non vive più. Patto con Satana. Due chest rosse. Vabbè, poi c'è un Bob e due cuori di fede. Vediamo se questa stanza si ci regala una carica. Perfetto. Così utilizziamo il libro e raccogliamo la batteria quando il libro è completamente scarico. Attualmente abbiamo praticamente 14 cuori. Va bene. Andiamo al prossimo piano, che dovrebbe essere Sheol. Allora, primo power up, Magic 8 Balls, 8 Ball, Judgment. Lo facciamo esplodere perché non sprecherò di certo soldi per Judgment. Abbiamo finito le chiavi, quindi dobbiamo andarla a comprare adesso. Vabbè, non è un problema, ovviamente. Anzi, entriamo prima nella Curse Room per vedere se ci dava qualcosa di buono. Due pillole infested e one makes you small. E andiamo a comprare questa chiave. Dunque, andiamo nel power up, che è Gemini, che ci va bene. Poi iniziamo con qualche reroll, giusto per vedere, che non mi sembra di notare niente di interessante. C'è un power up a 7 centesimi. Vediamo un po' come sarà, com'è la situazione economica alla fine di questo piano. Io uso il Book of Revelation, così si ricarica. Io nel frattempo mi sono ricaricato dei cuori. Addirittura due boss, cioè un boss nell'ondata normale, annientato. Di nuovo sono già morti prima di fare un attacco, praticamente. Tuo Varz, la utilizziamo perché non ci serve a niente. Vediamo il boss. Il primo va giù. No, non ancora. Ah, la vita era solo sua. Pensavo ci fossero
più di un nemico e quindi vedendo quella vita. Il secondo è The Fallen. Vediamo il patto con Satana, chi ce lo dà. Credo che abbiamo finito, perfetto. Allora, la Cappy Stale non ci serve praticamente a niente e le possibilità di diventare Cappy sono veramente poche. Però usiamola, dai, prendiamocela. Non si sa mai. Tanto avevamo il libro, il Book of Revelation carico e quindi potevamo permetterci questo lusso. Visto che non siamo a 99 centesimi, io credo che il prossimo piano vedremo se possiamo acquistare qualcosa dallo shop oppure no. Allora, siamo già a 96 centesimi. Chiave di sconto di nuovo, ma non ce ne facciamo niente adesso. Allora, non so se mi abbasserà ancora le tirs, però ci provo. No, Mr. Dolly non le ha abbassate e probabilmente non lo farà neanche Squeezy, quindi non raccoglierò neanche Squeezy. Andiamoci ad affrontare i nostri bei nemici. Cerchiamo di non prendere troppi danni stupidi così da arrivare a pieno regime di cuori contro Grid. Abbiamo una batteria, perfetto, era il drop di cui avevo bisogno. Allora, morisci anche tu, Vrat. Perfetto. Il libro carico lo utilizziamo per portarci a tutti i cuori di fede. Speriamo di non prendere danno adesso, ma è molto difficile che accada. Un'altra batteria, perfetto. Quindi possiamo tranquillamente spendere anche in un eventuale patto con Satana. Boss che vanno giù come se niente fosse. Per sbaglio abbiamo raccolto una batteria, però la cosa non mi preoccupa più di tanto. Questa ondata non mi è mai piaciuta. Ho sempre avuto difficoltà l'affrontarle, anche questa volta ho preso un po' di danno, anzi forse anche troppi. Aspettiamo che esca lui, che mi colpisce ovviamente. Vabbè, abbiamo avuto un drop. No, non prendo nessuno dei due power up. Potevamo diventare capi, ma ci sarebbe servito il terzo e non è detto che riusciamo a prenderlo. Allora, la batteria la raccogliamo. Poi abbiamo due bombe. Vediamo un po'. Altri 5 centesimi. Giochiamoci un altro reroll. Prendiamoci questo. E basta. In realtà forse sarebbe convenuto prendere l'abito da suora per la ricarica del libro delle rivelazioni, però non fa niente. Siamo a 98 centesimi, quindi uno sotto il massimo. Sono fiducioso che nella battaglia con Grid guadagni questo centesimo e che soprattutto che riesca a donarli tutti a 99 alla macchinetta. Abbiamo preso danno e quindi già non siamo... Sì, ok, siamo a 99. Prendiamo anche questi perché tanto non avremo possibilità di tornare indietro. E ci andiamo ad affrontare Ultra Grid. Vediamo un po'. La vita cala. Il nostro danno aumenta. La sua vita scende abbastanza in fretta. Proibiamogli la cura. No, non ci siamo riusciti. Vabbè, non fa niente. Stiamo facendo tanto male. Di questo possiamo essere soddisfatti. Siamo riusciti a costruire anche abbastanza facilmente una run importante. Stiamo prendendo qualche danno adesso, però non c'è problema. Sono attento nel raccogliere subito i soldi dopo aver preso danno, perché sono quelli che non dobbiamo perdere. Le bombe vanno bene. Tutti questi ragni incrementano solo il nostro danno grazie alla Steel Blood. Ah, c'è un 5 centesimi lì. No, l'ha raccolto lui, bastardo. Tra l'altro un'altra batteria, quindi altri due cuori di fede oltre al full health a cui ci troviamo. Quindi voglio dire, è perfetto.
Siamo in una situazione di grazia. Un danno. Colui che sta rubando tutti i nostri soldi. Un po' alla volta. Altra batteria. Vabbè, questa run è stata abbastanza semplice da affrontare. Chiavi, chiavi. Vabbè, non mi interessa. Io punto a te adesso. In questo momento della run. Dove abbiamo praticamente tolto tutta la vita. E poi dove spariamo migliaia di proiettili al secondo. Il mio problema non sono 10.000 nemici scarsi, ecco. Perfetto. Usiamo anche il libro delle rivelazioni. Abbiamo sbloccato il K-Boom. Bombe non abbiamo, quindi abbiamo 94 centesimi da donare. E dai. Ok, sono riuscito a farli incassare dietro la macchinetta. Sperando che la macchinetta li prenda tutti. Teoricamente nella prima grid mod vinta con un personaggio, per quella grid dovrebbe prenderli tutti i soldi senza bloccarsi. Anche perché vedete la percentuale sotto il numero di chiavi che possediamo, che è sullo 0%. Più alta la percentuale, più è possibile che la macchina si inceppi e quindi non ci faccia inserire altri soldi. Va bene, dovremmo arrivare circa a 4,70, che ci permette di superare la metà. No, la macchinetta è a 1%. Abbiamo sbloccato. Ah, ok, Eva ora parte col Razor Blade. Ora c'è l'1% di possibilità e la macchina si inceppi. Speriamo di che non accada. Si è inceppata, quindi 17 centesimi in meno. Ed siamo a... non ho visto neanche. Credo che siamo però al metà dell'opera almeno. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto. La prossima volta tocca Aiden. Lilith è già stata fatta e quindi poi Apollyon. Quindi per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per aver guardato e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.